Cerca un uomo sicuro di sé, davvero al tuo fianco, gli altri lasciali alle loro mamme. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e nonché iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, se vuoi vivere bene la tua vita sentimentale affettiva, devi cercare un uomo sicuro di sé da avere al tuo fianco. Questo è fondamentale e necessario perché se non hai un uomo sicuro di sé, non riesci a fare nulla, non riesci a vivere nessun tipo di relazione positiva. Il problema è perché ci si aggancia, o molte donne si agganciano a uomini sicuri di sé. Questo nasce da una sorta di conflitto materno che queste donne hanno vissuto all'interno della famiglia d'origine. Cioè hanno avuto una madre conflittuale, per cui hanno avuto una madre che non hanno voluto avere, e allora loro si sostituiscono al modello comportamentale materno, diventano mamme di chi? Di persone ovviamente che hanno bisogno della mamma, di persone deboli. Quindi se tu hai l'esigenza di fare da mammina al mondo, ti innamorerai di uomini deboli, ma però ti innamorerai soffrendo, perché per la tua parte logica 2 più 2 fa sempre 4. Vuol dire, per la tua parte logica non vuole uomini deboli, la tua parte logica vuole uomini decisi, forti, sicuri di sé. A livello logico e razionale vuoi uomini affermati di successo. Poi ti innamorerai dei falliti pieni di problemi, ma ti innamori dei falliti pieni di problemi perché li fai da mamma. Quindi, se ti capita spesso di innamorarti di uomini problematici, falliti, bisognosi, devi andare a rivedere un attimino il tuo conflitto materno. Ma c'è un modo più semplice per rivederlo, cioè nel senso che nel momento in cui tu prendi atto di questo e fai un atto di coraggio e chiudi, lasci istantaneamente questi uomini, subito, d'emblée, li lasci. Allora si riordinerà perché, come dire, mentre il passato determina il futuro, il presente va a ristrutturare il passato. Quindi se tu nel presente li scarti, automaticamente le tue memorie si riallineeranno e tu praticamente, come dire, automaticamente si ristabilirà perché il nostro passato era chiuso soltanto nella nostra memoria, non c'è niente da fare. Quindi se tu riuscirai a fare tutto questo, praticamente il tuo passato si riallineerà con, come dire, questo conflitto si scioglierà da solo. Però serve questo atto di coraggio, altrimenti continuerai per sempre a collezionare storie su storie con dei falliti che ti succheranno energie, denaro, insomma, e quindi alla fine le cose non andranno bene. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramaschi, iscriviti al canale. E iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!